Parcolazione con Dio. Un bambino voleva conoscere Dio. Sapeva che era un lungo viaggio arrivare dove abita Dio. Ed è per questo che un giorno mise dentro il suo cestino di dolci, marmellata e bibite e cominciò la sua ricerca. Dopo aver camminato per 300 metri circa, vide una donna anziana seduta su una panchina del parco. Era sola e stava osservando alcune colombe. Il bambino si sedette vicino ed aprì il suo cestino. Stava per bere la sua bibita quando gli sembrò che la vecchietta avesse fame. Ed allora le offrì uno dei suoi dolci. La vecchietta, riconoscente, accettò e sorrise al bambino. Il suo sorriso era molto bello, tanto bello che il bambino gli offrì un altro dolce per vedere di nuovo questo suo sorriso. Il bambino era incantato. Si fermò molto tempo mangiando e sorridendo, senza che nessuno dei due dicesse una sola parola. Al tramonto il bambino, stanco, si alzò per andarsene, però prima si volse indietro, corse verso la vecchietta e l'abbracciò. Ella, dopo averlo abbracciato, gli dette il più bel sorriso della sua vita. Quando il bambino arrivò a casa sua ed aprì la porta, la sua mamma fu sorpresa nel vedere la sua faccia piena di felicità e gli chiese: «Figlio, cosa hai fatto che sei tanto felice?» Il bambino rispose: «Oggi ho fatto colazione con Dio». E prima che sua mamma gli dicesse qualche cosa aggiunse: «E sai cosa? Hai il sorriso più bello che ho mai visto». Anche la vecchietta arrivò a casa raggiante di felicità. Suo figlio restò sorpreso per l'espressione di pace stampata sul suo volto e le domandò: «Mamma, cosa hai fatto oggi che ti ha reso tanto felice?» La vecchietta rispose: «Oggi ho fatto colazione con Dio nel parco». E prima che suo figlio rispondesse aggiunse: «E sai, è più giovane di quel che pensavo».